A te Virginia descriverne uno. Grazie, si sente? Il punto del quale, il tema del quale vi vorrei parlare riguarda le politiche sociali e vorrei iniziare facendo una riflessione insieme a voi. Probabilmente vi sarà capitato di notare che Roma è una città, oltre ad essere molto vasta, è piena di persone, piena di cittadini, di abitanti, di lavoratori e di studenti. Eppure Roma ha perso completamente il senso di comunità, ha perso completamente la solidarietà sociale e la coesione sociale. Siamo tanti individui singoli che vivono individualmente e autonomamente l'uno dall'altro. Secondo gli ultimi dati Censis sulla singletudine, così si chiama, l'attitudine a vivere da soli, la condizione di vivere da soli, oltre 580.000 persone vivono da soli, da sole, e questo dato è in progressivo e costante aumento. Questo può comportare e comporta di fatto delle distorsioni e delle gravissime problematiche. Una notizia che mi viene in mente, che ogni volta vivo con drammaticità, è quella che riguarda le persone sole, solitamente anziane, che spesso muoiono in casa e vengono scoperte dai vicini parecchi giorni dopo. Ecco, questo ci dà la cifra di quanto siamo una società e una città nella quale la solitudine, l'emarginazione, la povertà, l'assenza di reti sociali, amicali e familiari la faccia da padrone. Allora noi ci impegniamo per ricostituire questo senso di comunità e di solidarietà sociale che non deve essere smarrito. Per questo uno dei principali obiettivi sarà quello di utilizzare parte delle risorse che riusciremo a recuperare con la lotta agli sprechi nel campo delle politiche sociali. Il nostro come dire, obiettivo principale, che si può riassumere in uno slogan, è: nessuno deve essere lasciato indietro. Nessuno deve essere lasciato indietro per noi è un obiettivo concreto, perché noi siamo i primi cittadini ad essere stati lasciati indietro, noi personalmente, le nostre famiglie, i nostri amici. Noi abbiamo subito l'assenza e la latitanza delle istituzioni su questo punto, quindi per noi è fondamentale. Andando a vedere, diciamo, nel concreto come possiamo incrementare e incidere su questo ambito, parlerò per flash, come mi è stato detto, e per rispettare i tempi tecnici. Per quanto riguarda l'emergenza abitativa, Marcello ha fatto una panoramica abbastanza esaustiva, sempre per flash, comunque su quella che sarà la nostra azione in ambito pubblico. Mi permetto solo di ricapitolare e di riepilogare: il rilancio dell'edilizia popolare, che in Italia è a livelli bassissimi, e nonché avviare un processo celere, quanto più efficace possibile, di censimento del patrimonio immobiliare pubblico. Ci sono dati che noi non conosciamo del tutto e che quindi è necessario conoscere più approfonditamente possibile, ed è necessario, a seguito di questo censimento, conoscere lo stato di occupazione di fatto e di diritto di questi immobili, molti dei quali sono abbandonati, e a seguito di questo primo intervento sarà possibile poi riconvertire questi immobili in parte sull'edilizia abitativa, in parte per offrirli ai servizi. Per quanto riguarda invece il patrimonio immobiliare privato, il dato che colpisce è che, a fronte di una domanda di circa 60.000 cittadini, quindi 60.000 cittadini sono alla ricerca di una casa, a livello privato noi sappiamo che circa 190.000 abitazioni sono sfitte. Di queste, 70.000 costituiscono le nuove abitazioni. Ci si potrebbe anche chiedere a che pro costruire queste 70.000 unità abitative quando ce ne sono oltre 120.000 libere, ma questo è un altro discorso. Per cui, qual è la nostra politica per quanto riguarda l'edilizia privata? Ebbene, mi permetto di leggere qualcosa, perché insomma i punti sono tanti, però vado per flash. Innanzitutto sicuramente il blocco di nuove cubature, il blocco della speculazione edilizia e stop al consumo di suolo, se non assolutamente necessario, come diceva Marcello prima. Occorre poi ridurre i canoni di locazione, cercare di far incrociare la domanda e l'offerta di casa. Occorre poi procedere ad una revisione dei contratti di affitto gestiti da società private. È poi un impegno il nostro, che andrà nella direzione di imporre un'aliquota massima di IMU sugli appartamenti sfitti.
E ancora, si può pensare di rilanciare progetti di collaborazione con le università per deghettizzare le periferie. Questo, diciamo, sono piccoli flash che vi do per andare avanti e per potervi parlare anche di altre tematiche, sempre relative alle politiche sociali. Un altro aspetto sicuramente molto presente e molto importante è quello degli asili nido. Nello specifico posso dire che mi colpisce direttamente perché sono una giovane, fatemelo dire, giovane mamma e professionista con un bimbo di 3 anni. E devo dire che se non avessi avuto tutti e 4 i nonni a ritmo continuo, che a ciclo, diciamo con una sorta di ritmo tedesco, si susseguono, vanno a prendere il bimbo al nido, nonni e zie, insomma ricordiamolo, che ci aiutano molto probabilmente, oltre a ridurre l'orario di lavoro come ho fatto, probabilmente avrei dovuto cessare o comunque scegliere una formula di tipo part time. Ovviamente sono libero professionista, quindi part time è così, tanto per farvi capire. Considerate che parlando con molte colleghe, con amiche, con altre donne che incontro alle riunioni, agli info point, ho notato che questo aspetto, ossia la scelta che una donna si deve porre nel momento in cui nasce un bambino, la scelta di essere madre o essere donna lavoratrice, è presente in tutte le famiglie e nelle donne in special modo. Quindi io mi permetto di dire con forza che l'emancipazione femminile è una chimera. È una chimera perché lo Stato non ci aiuta, le amministrazioni non ci aiutano. Vi do un dato che io trovo estremamente negativo. Il comune ci dice che su 8 bambini solamente uno trova posto in un asilo nido comunale. Ripeto, 1 su 8 significa che 7 famiglie debbono necessariamente trovare delle vie alternative. Quindi chi se lo può permettere ovviamente converge su nidi privati, chi non se lo può permettere resta a casa. E quindi la scelta è tra famiglia e lavoro, 2 diritti che non dovrebbero essere antinomici, ma dovrebbero poter coesistere per lo sviluppo della persona, della famiglia e della società. Allora, cosa vogliamo fare sulle riforme? Vogliamo fare sugli asili nido? Innanzitutto, ovviamente, dalla riconversione del patrimonio pubblico vorremmo creare nuovi asili nido, ma poi vogliamo rilanciare la costruzione di nidi aziendali, sia all'interno di aziende pubbliche, di uffici pubblici, sia all'interno di aziende private, attraverso l'introduzione di una politica di sgravi fiscali alle aziende che investono in welfare aziendale. Questo ce lo chiedono le aziende, perché hanno notato che comunque all'introduzione di misure di welfare si accompagnano ritmi di produttività e di benessere dei dipendenti sempre crescenti. Quindi noi ci impegneremo fortemente e con determinazione su questo punto, che per noi è estremamente importante. Vado ancora molto velocemente sui disabili. Una persona mi ha detto: i disabili a Roma non si vedono, ed è vero, Roma non è una città fatta per i disabili. Porto un dato, diciamo, che costituisce poi la punta dell'iceberg, mi riferisco ai disabili, quelli che hanno problemi di deambulazione. Roma non ha moltissimi marciapiedi che hanno lo scivolo, e dove c'è lo scivolo spesso vediamo macchine parcheggiate davanti. Potrei dire che in periferia ci sono zone nelle quali non ci sono neanche i marciapiedi né i corridoi delimitati con i parapedonali, quindi le persone, ancor più i disabili, sarebbero costretti a camminare in mezzo alla carreggiata. Dico ancora che, questo è sotto gli occhi di tutti, moltissime stazioni della metropolitana non hanno ascensori, peraltro talvolta chi ce l'ha non ce l'ha funzionante, quindi comunque la situazione è gravissima. Gli autobus, non tutti gli autobus, sono attrezzati per il trasporto disabili. Quindi questo significa comprimere un diritto fondamentale, e ripeto, mi riferisco solamente ai disabili motori, ma c'è tutto un mondo. Che cosa vogliamo fare? Aumentare sicuramente i servizi, come diceva Marcello, introdurre dei voucher che sostanzialmente consentano alle famiglie, leggo perché, ripeto, i punti sono tanti, consentano alle famiglie di usufruire dei servizi e delle facilitazioni che a loro insindacabile giudizio sono ritenute necessarie per un'assistenza
assistenza indiretta primaria. Quello che vogliamo fare è coinvolgere i disabili e le famiglie dei disabili per risolvere questo problema e per scegliere l'operatore che loro ritengono anche congruo alla soluzione del loro caso concreto. Non possiamo imporre noi estranei all'interno delle famiglie. Quindi è necessaria una politica di partecipazione e di condivisione. I cittadini sono chiamati alla partecipazione. L'ultimo punto, e mi avvio alla chiusura, riguarda gli anziani. Gli anziani sono sicuramente in percentuale molto alta all'interno della popolazione, sia perché la popolazione invecchia, sia perché demograficamente facciamo pochi figli, e i motivi sono tanti, ma non mi dilungo qui a spiegarli, forse un po' li abbiamo visto prima. Però dobbiamo considerare un fatto, la categoria degli anziani è molto variegata, troviamo quelli che possono essere definiti senior tra i 55 e i 65 anni e sono persone assolutamente attive, insomma salvo malattie, ma insomma sono persone assolutamente attive. Troviamo gli old senior, quelli dai 66 anni in poi, ma anche tra questi troviamo persone attive in grado di partecipare concretamente alla vita sociale, alla vita pubblica, alcuni sono peraltro ancora impiegati. Troviamo poi persone che invece hanno delle condizioni di vita probabilmente diverse e ai quali è necessario riservare e per i quali è necessario prevedere delle politiche assistenziali. Quindi quando parliamo di anziani dobbiamo dividere anziani che possono essere inclusi e debbono essere inclusi attraverso politiche di partecipazione e anziani che debbono essere invece valutati e guardati per quanto riguarda l'assistenza. E nella partecipazione noi quello che intendiamo fare è anche creare un ponte generazionale tra gli anziani e i giovani per la trasmissione del sapere e delle esperienze che non debbono andare perdute. Tutto questo in questi pochi minuti, io spero di avervi fatto capire quali sono un po' alcune delle nostre idee in ambito di politiche sociali e spero che tutto questo vi faccia capire come per noi l'obiettivo nessuno deve essere lasciato indietro potrà essere declinato con misure concrete. Grazie.